Ecco, se potete togliere WhatsApp e rumori vari di sottofondo. Bene. Vai, Aletta, vai. Ci siamo. Ok, allora, pronti con la diretta? Siamo live? Siamo live. Ciao a tutti. Vai, allora, ciao a tutti, grazie a tutti. Benvenuti alla prima diretta IAT Academy. Siamo, per chi ancora non ci conoscesse, la IAT, l'International Academy of Tourism and Hospitality, una fondazione con sede a Cernobbio, sul lago di Como. Noi ci occupiamo di alta formazione post-diploma nel settore del turismo e dell'ospitalità. Siamo in un angolo di mondo conosciuto in tutto il mondo, come ci piace dire, il lago di Como, dove alberghi e ristoranti sono da sempre simbolo di prestigio e di eccellenza. E proprio qui, a Cernobbio, sul lago di Como, per volontà di alcune delle, diciamo, qua più qualificate realtà del sistema, ma sia formativo che imprenditoriale di questo territorio in ambito turistico, in collaborazione con alcune prestigiose catene alberghiere internazionali, è nata un'Academy. Oggi conta 182 studenti da tutta Italia, ne conoscerete alcuni che abbiamo coinvolto oggi, e sono impegnati in un percorso di crescita sia personale che di alta specializzazione professionale. Il metodo di studio è un punto su cui oggi porremo l'accento perché contribuisce a sviluppare soft skills, a mettere in pratica le conoscenze teoriche applicandole a dei casi reali. Questo cosa significa? Significa che si studia attraverso project work, ne vedremo uno oggi, particolarmente significativo per noi, spero anche per voi, che sviluppano il lavoro di squadra. Sono contesti quindi che attivano e abilitano queste soft skill, come il lavoro di squadra, la comunicazione, l'organizzazione dei compiti, la capacità di problem solving. E questa nostra esperienza formativa nasce in seno alla realtà educativa di Cometa, a Como, dove si impara proprio attraverso l'esperienza e dove la passione per la vita è proprio il motore delle energie affettive e cognitive di ciascuno di noi. Quindi, in questa mia premessa ci tengo proprio a sottolineare il fatto che la didattica è per noi uno spazio relazionale fondamentale. E oggi più che mai, in questo momento, in questi giorni, dove il digitale è una dimensione importantissima, anche proprio del nostro agire, per noi la formazione a distanza, come vedrete, oggi i nostri ragazzi sono nelle loro case, sparpagliati, come dicevo, un po' ovunque. La formazione a distanza per noi non è né fredda né consegnistica. Ecco perché abbiamo pensato proprio oggi di aprire un po' al pubblico, a chi ci vuole seguire, un'aula, l'aula di Digital Marketing e Hospitality Management, e raccontare una storia. I protagonisti sono dunque il territorio, che amiamo tutti moltissimo, da qualunque parte ci connettiamo, gli studenti, che adesso conoscerete in rappresentanza di due classi, e un docente che, come tanti docenti che so che si connettevano oggi, li saluto qui in diretta, ci sostengono, ci seguono. Ciao a tutti. Dicevo, un docente appassionato, competente, capace di insegnare, entrando in profondità nelle lezioni, attraverso proprio uno scambio forte di relazionalità con i nostri ragazzi. Quindi Alessandro Nardone, lascio a te la parola a introdurre questo nostro appuntamento. Anita, grazie. Insieme a te voglio ringraziare il mondo di IAT per avermi accolto un anno fa, perché è una realtà straordinaria e tu l'hai descritta veramente bene, soprattutto parlando dei valori che la animano. E per questo io mi sento a casa. E devo ringraziare i colleghi che chiaramente hanno svolto le altre parti che sono assolutamente determinanti per i ragazzi, soprattutto in questi mesi, e appunto i ragazzi che in questo periodo che è
anche loro per me, e glielo dico per la prima volta oggi, una delle mie ancore di salvezza. Io mi sono sempre trovato bene con i giovani, ho sempre tratto veramente giovamento dal loro entusiasmo e allo stesso tempo ho cercato di mettermi a loro disposizione per potergli dare il più possibile gli strumenti che gli possano consentire di inserirsi subito nel mondo del lavoro. È per questo che abbiamo deciso di organizzare questo Project Work, che non è l'unico, perché durante il corso dell'anno ne abbiamo svolti diversi, ma diciamo che sicuramente è quello che ci ha coinvolti di più, anche per il contesto che si è venuto a creare negli ultimi 2 mesi, e che abbiamo voluto affrontare nel modo giusto, quindi accettando questa sfida e facendoci noi stessi promotori di non uno ma 2 piani di marketing integrati che adesso andremo a vedere. Il primo, quello che hanno realizzato i ragazzi di seconda, è antecedente all'inizio della pandemia del coronavirus. Ed è un lavoro che lo vedrete con i vostri stessi occhi, ascolterete dalle testimonianze dei ragazzi che lo hanno realizzato, che detto ai lavori posso tranquillamente giudicare altamente professionale, quindi un bellissimo regalo che i ragazzi e Yacht Academy stanno facendo al territorio. Però prima di cominciare con la presentazione c'è una sorpresa, no Anita, perché... I ragazzi, oltre ad aver realizzato questi 2 piani che tra qualche minuto vi illustreremo, hanno anche, diciamo così, provveduto a ideare e realizzare una sorta di trailer di video che rappresenta un pochettino quello che è il nostro stato d'animo attuale, no Anita? Sì. Quindi, tu sei d'accordo? Io partirei subito con la visione del video. In anteprima. C'è un po' di emozione perché c'è tanto cuore. Vai! Per me il lago di Como è un luogo magico. È veramente conosciuto in tutto il mondo. Un vanto per l'Italia e per tutti gli italiani. Como è una delle città più belle d'Italia, assieme a tutti i comuni vicini, come per esempio Cernobbio, Bellagio, Menaggio e anche Varenna. Tra i luoghi più belli al mondo, il lago di Como è al primo posto. E quando in giro per il mondo, per l'Italia, si sente parlare di questa città, sono molto orgogliosa. È una zona molto bella dove ci si può svagare in qualsiasi modo. E poi un senso di pace, pensiero e tranquillità. Una bellezza paesaggistica e un luogo d'attrazione per molti turisti. Io abito in provincia di Lecco, quindi diciamo dalla parte un po' più manzoniana del lago. Un'eccellenza italiana di storia e cultura. Per uscire da questa emergenza c'è bisogno di gioco di squadra. Tutti i settori coinvolti e colpiti da questa emergenza dovranno già iniziare a trovare delle soluzioni che gli daranno la possibilità di ripartire quando tutto sarà finito. Il programma sia basato sulla collaborazione e sul concetto di comunità per tornare a risollevare il settore turistico italiano. Il turismo non dovrà arrendersi, ma secondo me può sfruttare questa situazione per rialzarsi più forte di prima. I valori possono essere trasmessi nel turismo. Non voglio che il turismo si fermi. Abbiamo ideato un piano per valorizzare al massimo il territorio. Abbiamo trovato le idee innovative. Siamo riusciti a mettere in pratica le nostre capacità e conoscenze apprese durante le lezioni. È stato il coronamento di un anno formativo che mi ha dato tanto. Thank you.
Eccoci, torniamo in diretta. Un video veramente emozionante, no ragazzi? Io ogni volta che lo riguardo ho la pelle d'oca, perché insomma questo mix tra immagini, quello che dite voi, anche le parole della canzone di Simone Tomassini, che ringraziamo per averci concesso di utilizzarla in un momento così poi particolare, no? Evidenziano tanti concetti che sono contenuti nelle nostre proposte, a partire proprio da quello che abbiamo non a caso poi impresso anche attraverso i caratteri sullo schermo, e cioè che noi siamo probabilmente in questo momento, abbiamo tutto quello che ci serve per poterci rialzare e riprendere il nostro cammino. Io, niente, bando alle ciance, comincerei subito con la presentazione del progetto dei ragazzi di seconda. Chiamo Ilaria a cominciare e niente, buona presentazione Ilaria. Buonasera a tutti, io mi chiamo Ilaria e faccio parte del secondo anno della classe di Digital Marketing. Durante il nostro percorso di studi abbiamo avuto modo di approfondire i temi della comunicazione digitale, che mai in questo momento storico è una competenza fondamentale. Avere prima di tutto una visione più ampia riguardo alle situazioni di crisi in cui siamo, ma allo stesso tempo serve come strumento importante per una ripartenza efficace. Durante il nostro percorso accademico i project work sono stati alla base di ogni argomento trattato, in quanto rappresentano l'applicazione pratica ed immediata delle competenze teoriche acquisite poi in classe. Il progetto che stiamo per presentare questa sera invece è stato quello conclusivo del nostro biennio, quando ancora eravamo inconsapevoli dell'emergenza Covid, ma allo stesso tempo quello che ha suscitato in noi maggiore interesse e coinvolgimento. Sotto la supervisione del nostro prof Alessandro Nardone abbiamo avuto occasione di mettere le nostre competenze in modo trasversale. Quando parlo di trasversalità parlo dei moltissimi corsi IAT che sono stati utili nel processo di creazione e realizzazione di questo piano marketing sul lago di Como, come ad esempio il corso di Destination Management di Marco Girolami oppure eventi di Guido Giraudo. Lascio la parola ai miei compagni, in particolare Nicolò, che vi spiegheranno meglio nel dettaglio il nostro. Sì, buonasera a tutti, sono Nicola Patelli, vi parlo direttamente da Bergamo. La passione per il turismo, per l'ospitality e l'amore per la città di Como è ciò che ha dato vita a questo progetto, un progetto che vuole dare un volto nuovo alla città di Como e al suo lago. Vogliamo creare una rete che dia la possibilità a Como, ai suoi abitanti e ai suoi turisti, di diventare una community unica, solida e soprattutto fidelizzata. Per farlo ci siamo divisi in tre macrogruppi, ognuno adibito ad un compito specifico. Il primo adibito alla comunicazione e alla promozione territoriale. Il secondo adibito agli eventi, ai trasporti e al relativo management del budget. E il terzo dedicato alla nicchia dei giovani, analizzando quindi le possibilità lavorative del territorio, l'istruzione, le attività di svago, eccetera, eccetera. Ora la linea da Bergamo passa direttamente a Milano dal mio amico e compagno Marco, che vi spiegherà nel dettaglio la parte di promozione e comunicazione. Grazie a tutti. Grazie Nicolò, ti ringrazio e sottolineo appunto l'aspetto del piano di marketing, in quanto siamo partiti da un aspetto di comunicazione e di promozione del territorio. Il team che si è occupato di affrontare queste tematiche, oltre a me, comprende Riccardo, Carmine, Antonella, Pamela, Michela, Oriana e Dario. Siamo partiti dalla nostra vision, ovvero il lago di Como percepito come la migliore esperienza da vivere e da imparare. Successivamente ci siamo incentrati sul tema del logo, un aspetto molto importante in comunicazione, come sappiamo, in quanto rappresenta in maniera univoca il brand e in questo caso il territorio. Ci siamo posti due domande: come rinnovare l'immagine di un posto già conosciuto in tutto il mondo, e la seconda, come far percepire il valore aggiunto che la città di Como offre. Che il territorio avesse da poco provveduto a realizzare un nuovo logo, ci siamo concentrati su cosa questo logo trasmettesse e cosa no. Solo dopo un attento e un accurato brainstorming da parte di tutto il team è emerso il fatto che forse sarebbe stato necessario già dal logo far percepire le bellezze che il territorio del lago di Como offre. Ecco l'idea, ovvero uno skyline, sostanzialmente un profilo panoramico stilizzato in cui vengono rappresentate più belle peculiarità e caratteristiche che la città di Como offre.
Così siamo riusciti a realizzare un logo che già da subito rispecchiasse al primo impatto tutte le bellezze che Como e i territori circostanti offrono ai turisti, così da creare un'aspettativa ancora maggiore nei cuori dei turisti che vogliono raggiungerci. Dopodiché abbiamo continuato ad analizzare alla promozione e alla comunicazione, di cui ora Carmine continuerà a parlarci. Ciao a tutti, io sono Carmine e vi parlo da Napoli. Grazie Marco per la linea. Allora, come abbiamo visto, questo logo deve essere utilizzato in tutte le attività di promozione del territorio, sia online che offline. Deve essere la DMO, cioè la Destination Organization, che è un'organizzazione senza scopo di lucro che gestisce, coordina e sviluppa tutti gli elementi che sono una destinazione turistica. Fondare una DMO ci darà la possibilità di creare un'immagine univoca del territorio e, come sappiamo, un'immagine univoca del territorio ha costi inferiori rispetto alle tante e più disparate che i singoli attori del territorio possono creare. Con la DMO andremo anche a creare un DMS, cioè un Destination Management System, un sistema di gestione e promozione dei molteplici servizi turistici offerti da un determinato territorio. Nel nostro caso noi ci siamo ispirati come DMS a quella lì del Trentino Alto Adige o a quella lì della città di Tel Aviv. Sappiamo inoltre che il punto di forza del DMS è principalmente l'aggregazione. In un unico portale ritroviamo tutti i servizi e le esperienze prenotabili che si possono offrire sul territorio, come hotel, ristoranti, eventi, gite, escursioni e tutto quello che poi si andrà a creare sul territorio. Quindi la nostra idea è quella di sviluppare un DMS come sistema strategico e non solo come un aggregatore, così che la DMO possa orientare le scelte quotidiane di ogni singolo attore sul territorio e orientarle poi al bene dell'intero territorio. Come possiamo vedere dalla slide, dai nostri obiettivi, il nostro progetto non si muove nel buio, ma abbiamo proprio questi obiettivi a cui puntiamo, soprattutto a quello lì finale, cioè alla sostituzione di Booking, Hotels.com, Airbnb, altre OTA ed STR sul territorio. Cioè vogliamo far sì che i soldi del territorio restino appunto sul territorio. I nostri obiettivi, come possiamo vedere, sono supportati dai dati, nella prossima slide, dove non ci soffermiamo molto su questi dati perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ma vogliamo dire che grazie alla DMO e a un'immagine univoca del territorio possiamo abbassare i costi, soprattutto quelli di marketing e di ricerca clienti, per gli attori più piccoli, per gli operatori turistici più piccoli che si trovano sul territorio. Inoltre possiamo abbassare le fee rispetto ai nostri competitor, un 10% contro un 15-18%. Così possiamo attrarre più operatori. Poi, con i dati a nostra disposizione, possiamo elaborarli, rivendere le informazioni, un po' come fa STR. Ma questa poi, come vedremo, è un'altra storia. E quindi ne approfitto per salutarvi e passare la linea ad Alicia. Buonasera a tutti, grazie Carmine. Allora, adesso andrò a spiegarvi ciò che io e il mio gruppo abbiamo sviluppato per questo piano di marketing. Il nostro gruppo è formato da Marina, Ilaria, Marco, Laura, Lara, Nicola ed Elisabetta e insieme ci siamo occupati della parte eventi, proprio perché, come sappiamo e come ne siamo orgogliosi, come una città ricca di tradizioni e cultura. Ci sono già molti eventi esistenti, come per esempio l'Orticolario, il Palio del Baradello, la Fiera del Libro, la Città dei Balocchi e il Parolario. E in tutto ciò abbiamo fatto alcune considerazioni in termini di viabilità. Infatti in questi periodi di eventi il flusso di persone è molto forte e, come tutti sappiamo e anch'io ho provato personalmente, raggiungere il centro
diventa difficile sia per chi usa i mezzi pubblici che risultano in ritardo o passano poco frequentemente, sia per chi utilizza l'auto, dove è difficile trovare parcheggi. Quindi il punto fondamentale del nostro piano sarebbe quello di trasformare Como in una smart city, attuando una pianificazione intelligente del traffico con lo sviluppo, per esempio, di servizi digitali, applicazioni, mezzi elettrici e garantire anche linee urbane notturne e più frequenti. Inoltre abbiamo anche pensato ad altri progetti che potrebbero essere sviluppati. Essendo comasca, nata e cresciuta qua, mi sento di sottolineare l'importanza che sarebbe bene sfruttare edifici storici come per esempio il cinema Politeama, con la riproduzione di pellicole scelte in modo tale che non vadano a essere dei competitori di UC Cinema o Cinelandia. Ovviamente abbiamo pensato tutto questo anche dal punto di vista economico del budget. Abbiamo fatto delle ricerche precise e approfondite in modo tale che questi eventi si basino sulla realtà. E appunto per ogni progetto abbiamo pensato a diverse spese, come per esempio quelle per l'allestimento, la location, gli artisti e la sicurezza soprattutto. Vi ringrazio e passo la parola al mio collega Jacopo, che vi parlerà dei giovani. Buonasera a tutti, grazie Alicia. Ciao Anita, ciao Alessandro. Voglio lanciare un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Spero stiano tutti bene, nonostante questa grande emergenza del Covid. Come ha già detto Alicia, io ho fatto parte del gruppo dei giovani, che è un macro gruppo di questo esperimento e di questo progetto a cui ha dato vita Alessandro. Il mio gruppo era formato da diversi componenti, quali Andrea, Davide, Tandi, Valentina, Giulia, Francesca e infine Nicolò. Guardando la prima slide c'è una frase che per noi significa davvero tanto. Non voglio che i giovani cambino paese, voglio che i giovani cambino il paese. Questa frase di Rinaldo Sidoli rispecchia a pieno il significato che ha preso il lavoro svolto con Alessandro. Ci ha dato la possibilità di lavorare ad un progetto concreto che ha messo in risalto le nostre capacità e ci ha reso veramente protagonisti. Alessandro ci ha lasciato lavorare in totale autonomia, aiutandoci pian piano, lezione dopo lezione, ad impostare il progetto. All'interno del gruppo ci siamo occupati di diverse cose, come approfondire la parte di istruzione, divertimento, lavoro con annesse e le sue opportunità all'interno di Como. Nel project work del gruppo, pensato prima di questo grande problema del Covid-19, avevamo creato, come vedete, una serie di eventi da realizzare nella città di Como. Nessuno si sarebbe mai aspettato una pandemia di tali dimensioni. Come potete vedere dalle slide, avevamo pensato a diverse attività ed eventi che ci auguriamo di poter realizzare in un futuro, vista l'impossibilità odierna data dalle nuove norme e i decreti attuati per l'emergenza Covid. Gli eventi erano in primis un concerto presentato allo Stadio Sinigaglia con protagonisti importanti cantanti e rapper italiani, e da una ricerca sul territorio è emerso come ai ragazzi piacerebbe valorizzare proprio la loro città con un evento di tali dimensioni. In secundis, un evento sportivo organizzato nei parchi e sul lago di Como, organizzato diciamo su un weekend, uno splendido weekend ricco di attività sportive e sorprese, ideali ovviamente per la salute e per il divertimento unico. Come ultimo evento per i giovani, pensato soprattutto all'istruzione di quest'ultimi, un open day organizzato a Villa Erba, con tutte le università, ITS, IFTS e corsi post-diploma, diciamo per presentare diversi obiettivi, quali facilitare la scelta del futuro dei giovani, trattare argomenti a noi molto cari che studiamo ogni giorno all'Academy come turismo e digital marketing, presentare delle nuove opportunità di carriera e altri temi
simili. Abbiamo pensato anche delle persone importanti da invitare, come vabbè, ovviamente qui con noi presente il nostro prof Alessandro Nardone, il presidente del consorzio Como Turistica Daniele Brunati, George Clooney e infine Checco Zalone. Immagino che sarete caduti anche voi dalle nubi leggendo questi nomi, ma quello che vogliamo farvi capire è che noi, nonostante tutto quello che sta accadendo, non abbiamo perso la voglia di scherzare. Bene, io ho terminato il mio speech e lascio di nuovo la parola ad Alessandro, che presenterà il lavoro dei ragazzi di prima. Un saluto a tutti. Jacopo, che dire, grazie, mi hai fatto emozionare con le tue parole, non so se ne sono degno, però veramente, veramente grazie, e grazie a tutti voi ragazzi di seconda, perché oltre ad aver dimostrato il vostro valore, il vostro talento anche dal punto di vista espositivo oggi, no, della sintesi, siete veramente un gruppo straordinario e un insieme di ragazzi che diventeranno grandi professionisti, quindi sono orgoglioso di voi. Grazie mille, il mio ringraziamento viene dall'intera classe del secondo anno. Grazie. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Un abbraccio. Allora adesso arrivano invece i ragazzi di seconda. Del primo anno? Prima. Scusate. Ok. Benvenuti. Ci ascoltavano nel backstage. Buonasera a tutti. Come sono andati i vostri compagni di seconda? Perfetti, non so se riusciamo a replicare anche noi. Speriamo. Sicuramente, sicuramente. Adesso, allora, rompiamo subito gli indugi. Io voglio, Anita, se me lo permetti, dire giusto due parole per contestualizzare, perché sembrano passati secoli, invece sono passati solo due mesi, no? Da quando le nostre vite sono state stravolte, e giuro che ho i brividi mentre lo racconto. E Anita subito ha coinvolto tutti noi docenti e non si è persa una lezione. IAT infatti fu tra i primi istituti in Italia, non solo nella nostra provincia, a approntare le lezioni online. Inizialmente eravamo tutti un po' timorosi di come potesse, di come si potessero svolgere le lezioni, invece ragazzi io credo che sia andato veramente tutto per il meglio. E dopo le prime due lezioni, non era previsto questo project work per i ragazzi di prima, c'è stata veramente la volontà, ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati tanto anche insieme ad Anita, di far vivere, grazie all'attività di IAT, unitamente chiaramente alla formazione in materia di marketing digitale, di far vivere a questi ragazzi questo periodo così particolare della loro vita da protagonisti, elaborando su una serie di soluzioni a chiaramente delle grandissime questioni che si sono aperte e che da oggi tutto il comparto dell'ospitalità e del turismo si troverà ad affrontare. Quindi io adesso, fatto questo breve cappello introduttivo, voglio... Intanto che porti a bordo la Sara, sicuramente ti ringrazio Alessandro, il bello è stato di condividere ogni momento, anche le ansie e le difficoltà di questo periodo, e quindi anche qui oggi un po' la nostra faccia, la nostra quarantena, la speranza è il nostro motore. Tutti nelle loro stanzette presenti, che sono pronti a fare, a impegnarsi per un futuro migliore. Comincia Sara, vero? È arrivata Sara, eccola. Sì. Scusate, ma mi era la connessione purtroppo crea altre difficoltà. Tranquilla. Ci siamo. Eccoci. Pronti la classe primo anno. Che prosegue il progetto, abbiamo detto. Quindi, vai Sara. Sì, questo progetto per noi, a differenza dei ragazzi del secondo anno, è iniziato in piena fase di emergenza, ma siamo riusciti comunque, anche se a distanza, ad unire le nostre idee con l'obiettivo comune di rilancio del Lago di Como. Ci siamo detti perché non utilizzare questo momento di pausa forzato per pensare a come innovare il turismo locale e risollevarlo da questa crisi in maniera positiva. Ed è per questo che con la formazione a distanza e l'utilizzo della piattaforma Zoom siamo riusciti ad unirci, a dividerci in due gruppi, un team di incoming e uno di comunicazione,
dando vita a una serie di proposte di rilancio, facendo leva sui sentimenti riaffiorati e sul cambiamento delle priorità che questa quarantena ci ha messo di fronte, in modo di far rivivere le esperienze più semplici e autentiche con uno spirito nuovo. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti, anche se nel nostro piccolo, a capire come si sviluppa e si collabora per una campagna in prospettiva di un lavoro futuro. Ed è per questo che il video e questo evento stesso sono l'espressione della voglia di condividere tutte queste nostre idee con tutti voi. A livello pratico abbiamo analizzato i dati sullo sviluppo e la diversificazione del turismo prima di questa emergenza e ci siamo chiesti come utilizzare queste statistiche, come potessero essere utilizzate per aiutarci nella ripartenza. Crediamo si debba ricominciare dai valori fondanti e dalle unicità della riscoperta e dell'amore del nostro territorio, e utilizzando appunto una metodologia del design thinking, rivalutare tutto il processo per trasformare il modo di fare turismo e riadattandoli alle esigenze di cambiamento delle abitudini della popolazione. Adesso passo la parola a Roberto, che si trova dall'altro ramo del lago di Como. Grazie Sara, è proprio vero che i due rami del lago si abbracciano in questo progetto. L'obiettivo principale del progetto era lo sviluppo di idee per eventi o iniziative che andassero a valorizzare il territorio, e tra le tante idee che abbiamo avuto abbiamo notato che c'è sempre un filo conduttore tra il territorio e le esperienze che si possono fare, sfruttando le ville storiche come Villa Erba o i luoghi pubblici come l'Ariofiere o i parchi. Abbiamo pensato ad alcuni eventi immersivi e stimolanti per il pubblico. Alcuni esempi sono Get Up and Move, Outdoor Experience e le mostre artistiche virtuali. Pongo l'accento su un'attività nuova in Italia, la mostra virtuale è un'esperienza immersiva in cui il pubblico può vedere le opere d'arte sotto forma di proiezione virtuale nei luoghi suggestivi del lago. Come detto prima, potrebbero essere le ville, ma anche l'Ariofiere o comunque una struttura storica. Si possono proiettare sia opere di caratura internazionale che quelle degli artisti del territorio. Scusate il telefono. Potete trovare tutte le informazioni dettagliate per ogni iniziativa nella presentazione. Posso anticipare che ogni evento è stato studiato per stimolare la collaborazione tra gli enti locali e i turisti, che necessariamente saranno solo italiani a causa della probabile impossibilità di viaggiare. È proprio l'italianità e l'amore per il territorio che collega tutti gli eventi. Di questo vi parlerà Luca, che direttamente da Foggia si è innamorato del lago. Sì, sì, Nord riceve Foggia. Qui stiamo tutto a posto. Quando sono andato a Milano mi immaginavo già una metropoli incasinata, ma appena ho posato gli occhi sul lago di Como, beh, per un momento sono uscito da una normale routine di città e mi sono lasciato andare. Un percorso enogastronomico si svolge per le vie del centro storico, che rivive l'artigianato locale e le antiche tradizioni. Quindi, riscopriamo il Made in Italy finalmente e le tradizioni del territorio lariano, ma soprattutto gli affascinanti borghi pieni di storie da raccontare. Offriamo ai turisti prodotti dalla terra o lago alla tavola. Quindi rendiamo il turista il protagonista, con tour guidati, mostriamo la nascita e le successive fasi di lavorazioni dei prodotti tipici. Tutte le proposte ovviamente devono essere studiate al meglio, nel rispetto delle disposizioni attuali e future. Ospitalità, chilometro zero e Made in Italy, prodotti genuini e freschi dovranno essere la base. Meglio una trota salmonata appena pescata dal lago di Como che un salmone importato. Reperibilità maggiore, prezzo più basso, qualità maggiore. Mercati itinerari con botteghe locali per la ripresa del territorio e proposte nei siti sportivi locali per un buon mix di buon cibo e adrenalina. Passo la parola di nuovo al lago di Como, a chi ha quel panorama a portata di finestra, Isabella. Buonasera a tutti, grazie Luca. Durante questa conferenza abbiamo parlato di diverse iniziative proposte, ma la domanda che tutti ci poniamo è come possiamo comunicarle. Perché è importante comunicare, prima di tutto? È importante perché molto spesso si dà più peso al contenuto che al contenitore. Il modo in cui comunichiamo è fondamentale, perché da questo dipende anche tutto il resto. Possiamo avere tantissime buone idee,
ma nessuno le ascolterà se non siamo efficaci nel raccontarle. IAT dispone di diversi canali attraverso cui fa conoscere le proprie attività e iniziative, come Facebook, Instagram, LinkedIn, OSCO e ovviamente il sito web. Oltre a questo abbiamo pensato ad una proposta comunicativa innovativa, che ora vi illustro. Abbiamo ideato un'iniziativa chiamata Post Travel and Run, che si basa sul concetto della comunicazione. Difatti l'iniziativa si trasforma in un contenuto valido poi per il web, che verrà viralizzato dai partecipanti. L'iniziativa è un gioco, per così dire, a cui prenderanno parte due squadre composte da tre influencer di spicco nel comasco. Durerà una settimana in cui si farà tappa in 12 comuni comaschi. In ogni tappa verranno fatti dei post inerenti ad attività enogastronomiche, culturali, movimenti e via così. Il premio finale consiste in 15.000 euro da donare in beneficenza a chi sarà più in difficoltà una volta finito il periodo di pandemia. Concludo passando la parola al mio compagno Roberto. Grazie Isabella. Per concludere volevo ringraziare tutti i compagni per aver partecipato al progetto e aver apportato tantissime idee. Come vedete, noi abbiamo sviluppato questo piano con tecniche innovative, ma sempre ricordando l'enorme bagaglio culturale e turistico che il Lago di Como ha acquisito negli anni. Il nostro lavoro è un work in progress. Siamo al servizio del settore, che è ormai il nostro mondo, e se anche solo un'idea potrà aiutare qualcuno, saremo più che felici di aver dato il nostro contributo per un territorio che sentiamo nostro e ci sentiamo in dovere di aiutare. Passo per concludere la parola ancora ad Alessandro, che farà una conclusione dei ringraziamenti. Ragazzi, siete stati meravigliosi, veramente, grazie. Abbiamo... per i saluti finali, Anita, è venuto a trovarci un amico, un ospite speciale che adesso scopriremo. Vediamo un po' chi c'è. Simone, ciao. Simo. Ciao ragazzi, mi sentite? Grazie Simone. Grazie a te Anita, ciao ragazzi. Allora Simone, Mariano. Sì. Ha donato questa canzone, musica e soprattutto anche il testo molto, molto emozionale, molto coinvolgente. Sento un po' ritorno di volte. C'è qualcuno che ha, magari sta guardando la diretta nel frattempo? Io no. Ok, allora, vediamo se migliora. Quindi intanto coinvolgendoci prima persona, perché insieme al comune di Cernobbio, riusciamo a ridurre questo fastidio, Alessandro? Io ci sto provando, ma non dipende dal mio... ho tutto spento. Ok, vediamo se parlando più piano... Dai, no, adesso va bene. È scomparso. Allora, quindi volevamo ringraziarti per questa musica, per l'emozione che ci ha dato sentirla. L'abbiamo sentita come un vestito perfetto, su misura, per raccontare l'emozione di questo video. Tutta la storia è nata intorno all'idea di un video in cui raccontare l'esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi per il territorio. E qui dicevo, ringrazio il comune di Cernobbio, la Camera di Commercio Como Lecco, il Consorzio Como Turistica, che ci hanno offerto immagini e vedute che sono mozzafiato e che sicuramente hanno fatto la differenza in questo video, realizzato in piena quarantena, quindi con la collaborazione di tutti i ragazzi. Per noi era già una cosa grossa, non lo facciamo tutti i giorni di comunicare così attraverso un video di sintesi di tutta un'esperienza. Tuttavia abbiamo poi pensato, ma perché non raccontiamo anche tutto quello che c'è dietro, no? Quindi il progetto, eccetera. E da qui è nato questo appuntamento.
Quindi volevamo che ci mettessi anche tu la faccia, Simone, in questi saluti, visto che sei giovane, qualcuno che l'Ariano addirittura abita vicino a te, quindi ha detto certo, io lo conosco bene. Comunque, per chiudere, direi che il vero risultato del processo formativo che siamo andati a raccontare aprendo quest'aula è il fatto di rendere l'allievo consapevole delle sue risorse, delle sue capacità. Avete visto, questo è un compito di realtà che abbiamo dato ai ragazzi, anche un po' oltre misura, nel senso che diciamo la situazione che hanno dovuto affrontare, le nuove sfide, hanno dovuto mobilitare delle competenze, però è emerso questo senso attivo di appartenenza a una comunità che noi vogliamo custodire e continuare a sviluppare facendo rete. Mi hanno colpito molto, Alessandro, anche te, che commentavamo questa cosa, alcune frasi dei ragazzi e la forza con cui le hanno dette. Per esempio, il turismo è il nostro mondo. Ho chiarito attraverso un anno così anche un po' il mio percorso personale. E proprio la nostra accoglienza, la cura con cui cerchiamo di accompagnare ogni singolo studente in questo percorso personale è proprio finalizzata a collocarsi in rapporto con se stesso, a porsi delle sfide, a fare dei progressi. Voi tutti ragazzi avete fatto dei grandi progressi su tutte le dimensioni dell'apprendimento. Quindi io ringrazio chi ci ha ascoltato sinora a nome di tutta l'Academy, di Alessandro Mele, di tutti i partner, soci fondatori, non li nomino tutti perché non vorrei dimenticarne qualcuno. E a te la parola di chiusura, Alessandro. Sì, io niente, voglio solo dire che per me è stato un privilegio poter essere parte di questo progetto, un contributo veramente infinitesimale da parte mia per il territorio che amo, e questo penso che sia lo spirito, anzi ne sono sicuro, che ha animato ogni singolo ragazzo che ci ha lavorato, ma lo stesso Simo che ci ha dato la canzone, che non a caso tanti dei suoi videoclip, no Simo, li hai girati, proprio lo stesso videoclip di Solo Cose Belle girato sul lago di Como, no? Per cui veramente un atto d'amore, no? E quindi io l'ho trovata una cosa, mi sentite? Sì, ti sentiamo, Simo. Sì, ti okay. Sentiamo, Simo. No, dicevo che l'ho trovata una cosa meravigliosa, che dei ragazzi così giovani, comunque, che tutti sempre, no, idealizzano in un mondo tutto loro, in un mondo dove magari non pensano a creare tante invece sinergie, invece l'ho trovato fantastico che tutti questi ragazzi molto giovani si interessino, si adoperino per il turismo, per la nostra città, per le nostre comunque bellezze che abbiamo intorno, perché comunque non ricordiamoci che la nostra città, o comunque il nostro territorio, è uno dei più belli al mondo. Ve lo dice uno che ne ha girati parecchi di posti, e vi posso garantire che il nostro lago, la nostra città, o comunque tutte le città limitrofe, hanno tutte un bagaglio culturale veramente grande, e quindi il fatto che dei ragazzi così giovani lo esaltino e lo portino a portarlo a tutti è tanta roba, ecco, quindi bravi. Grazie. Pronti, grazie. Pronti per la partenza? Anita? Sì, deve chiudere Simone. Simone chiude la... Ecco. Sì, dicevo, pronti per una ripartenza, con una grossa speranza per il futuro, noi ci mettiamo al lavoro e al servizio del territorio e di tutte le aziende che collaborano e vorranno collaborare con noi. Grazie a tutti per l'attenzione, per il tempo che ci avete dedicato, e alla prossima puntata. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Grazie a tutti, buona serata. Ciao.